Buonasera e ben ritrovati a questa nuova edizione della TG Veneto News. Apriamo parlando dell'accordo ipotetico, quindi di intenti, che è stato raggiunto tra il governatore Zaia e il governatore del Friuli Venezia Giulia. Una proposta avanzata al governo che chiede di portare l'esercito ai confini tra il Friuli e la Slovenia. Tutto questo per intensificare i controlli di coloro che rientrano soprattutto da Romania e Bulgaria. L'obiettivo è quello di limitare il cosiddetto virus di importazione e soprattutto far sì che le persone che arrivano da questi stati osservino la quarantena obbligatoria. Un'estate calda su tutti i fronti. Arriva lapidaria la proposta dei governatori di Veneto e Friuli Venezia Giulia di usare il pugno di ferro con tutti coloro che rientrano dai paesi a rischio, per i quali è prevista l'osservanza dell'isolamento fiduciario. Stiamo parlando di Romania e Bulgaria, paesi che hanno come porta d'ingresso all'Italia la regione governata da Massimiliano Fedriga, che ha lanciato una proposta al governo. Inserire uno Schengen sanitario che preveda anche lo schieramento dell'esercito al confine con la Slovenia. 200 km da militarizzare per scongiurare l'ingresso di virus da importazione. Per il Veneto la quota di positivi in arrivo da paesi stranieri pesa per il 55%, che sale all'80% in Friuli. Secondo Zaia i problemi delle regioni confinanti sono i nostri e quindi appoggiare l'ipotesi di difendere il confine con i militari suona quanto mai auspicabile. È inaccettabile che un territorio che ha lavorato bene si debba portare a casa un virus nuovo per l'incuria di paesi che non hanno adottato un piano di sanità pubblica, afferma Zaia e prosegue: non c'è richiesta di sospensione del trattato di libera circolazione europea, ma serve severità per non vanificare gli sforzi degli italiani. Il piano, già annunciato al governo, dovrà essere ora vagliato dal Ministero degli Interni, che ne valuterà la fattibilità. C'è sintonia totale tra i due governatori anche relativamente alla necessità di vigilare su chi è tenuto ad osservare la quarantena obbligatoria. Per evitare di dare spazio al nuovo virus, quindi, alla frontiera è stato chiesto un rigido controllo dei viaggiatori, che prevede anche la misurazione della temperatura e il test rapido. Il 23 luglio è stata una data storica per la nostra regione, ultima seduta del Consiglio regionale, che si è quindi sciolto in attesa delle elezioni del 20 e 21 settembre. Un momento importante anche di bilancio per capire come è andata una delle legislature più lunghe, anzi la più lunga di sempre, a causa anche del coronavirus. Ultimo appuntamento oggi con il Consiglio regionale in chiusura di legislatura. Il Presidente del Consiglio, il vicentino Roberto Ciambetti, traccia un bilancio, parla di record. Io ho già definito la legislatura dei record, vuoi per la lunghezza che è indipendente dalla nostra volontà, ma proprio anche per il numero di sedute fatte, per la qualità di leggi approvate, per quello che abbiamo fatto in questi 5 anni che ha dato anche dei risultati tangibili. Una per tutte la riforma sanitaria che ha permesso di risparmiare dal 2018 risorse dal punto di vista amministrativo che sono state reinvestite nell'assistenza sanitaria e che sono risultate strategiche negli ultimi 4 mesi nell'emergenza pandemia. Non va dimenticato che in questa legislatura è arrivato anche l'obiettivo del referendum sull'autonomia. Dal punto di vista politico-istituzionale il referendum del 2017 è stata una pagina storica per il Veneto. Abbiamo portato i veneti, oltre 2 milioni e 300 mila cittadini, a esprimersi e stiamo utilizzando il peso di quella consultazione popolare nelle trattative con Roma per avere l'autonomia che i veneti si meritano e si aspettano. Ora 2 mesi di campagna elettorale prima di tornare a lavorare. È giusto ridare la parola ai cittadini perché diano un giudizio su chi li ha amministrati e governati in questi 5 anni. Io mi auguro sia una campagna elettorale corretta con le informazioni giuste per permettere ai cittadini di esprimersi e speriamo appunto di far ripartire la Regione Veneto dopo il 21 di settembre sempre con questa, diciamo, qualità di lavoro che abbiamo dimostrato in questi 5 anni. Domenica da bollino nero sulle strade del Veneto per le tante persone che si sono non solo recate in vacanza per periodi lunghi, ma anche per coloro che hanno scelto mare, montagna e laghi per trascorrere qualche ora all'aria aperta. Il turismo italiano infatti potremmo dire che sta salvando una stagione fortemente compromessa dalla mancanza degli stranieri. Senza interventi di modifica, l'attuale regime di traffico cittadino rischia la saturazione completa entro i prossimi 10 anni. La fotografia scattata dagli uffici comunali nell'ambito del PUMS, il piano urbano di mobilità sostenibile, parla chiaro.
Per il 61% degli spostamenti urbani a Verona si utilizza l'auto privata, il trasporto pubblico è usato nel 23% dei casi, mentre a piedi va l'11% e solo il 5% usa la bicicletta. Una situazione che rischia di diventare insostenibile, specie da settembre, quando l'effetto Covid, i dati si riferiscono a prima della pandemia, aumenterà probabilmente il ricorso al mezzo privato. Che risulta già alto, il 50% degli spostamenti in macchina inizia e finisce entro la città. La metà di questi è svolta per tragitti inferiori ai 5 km, il 38% ai 3 km, il 22%, quasi un'auto su 4, viene messa in moto per percorrere meno di 2 km. Questo è un dato che dovrebbe trovare anche all'interno del PUMS delle risposte, grazie anche al Biciplan, per elaborare delle strategie e delle infrastrutture che possono migliorare quelle che sono infrastrutture stradali, ma anche nello stesso tempo quindi spingere più nostri concittadini ad utilizzo di sistemi di mobilità diversi, non solamente legati all'auto privata. Ma a cosa può servire in questo quadro l'adozione del PUMS? Una volta adottato può far accedere a fondi europei e sveltire le pratiche per infrastrutture in grado di alleggerire l'imbuto del traffico cittadino. Quelle previste sono il piccolo traforo ad est, il collegamento ferroviario tra aeroporto e fiera, i park scambiatori in cui lasciare l'auto e prendere i mezzi o ancora il potenziamento delle piste ciclabili. Tutte opere però da realizzare in concreto seguendo gli step, non proprio e non sempre rapidi, dei vari livelli amministrativi da cui dipendono. E proprio di crisi degli hotel si è parlato durante la terza edizione di Venice Hotel Market, un evento dedicato al mondo dell'ospitalità che per la prima volta dopo il lockdown ha riunito albergatori e ristoratori veneziani all'aeroporto Marco Polo di Tessera. Il governo dia al settore turistico l'attenzione che merita. Servono la proroga degli ammortizzatori sociali e i poteri speciali alle città d'arte. Questo chiedono albergatori e ristoratori veneziani riuniti all'aeroporto Marco Polo di Tessera per la terza edizione di Venice Hotel Market, la fiera dedicata al mondo dell'ospitalità. Un mondo che in scenari post-quarantena da virus si presenta con contorni estremamente drammatici. Il 70% degli alberghi veneziani ha aperto, si tratta di una scommessa, un atto di fede, perché in realtà turisti in questo momento non ce ne sono. I tassi di occupazione sono intorno al 15%, tranne la serata del Redentore dove sale al 40%, niente in confronto a quello che era negli stessi giorni dell'anno passato. Nell'autunno dovrebbe salire il tasso di occupazione al 40%, però in ogni caso insufficiente per reggere i costi aziendali. E quindi gli alberghi tengono aperti solo unicamente per un dovere civico, perché la città deve riaprire, deve ripartire, deve riposizionarsi come un attrattore turistico nel mercato internazionale. Stessa cosa la stanno facendo i musei, stessa cosa la stanno facendo anche i ristoranti. Siamo particolarmente contenti quest'anno di poter fare la manifestazione Venice Hotel Market qui all'aeroporto di Venezia, perché in quanto siamo in attesa che vengano ripristinati tutti i voli internazionali. Al momento circa il 30% dei voli sono stati ripristinati, ma l'aeroporto confida di ripristinarli quasi tutti, almeno al 70%, entro il mese di novembre. Lo stesso discorso è molto importante per gli alberghi, perché gli alberghi vivono a Venezia di clientela internazionale e quindi ciò che succede a livello di prenotazioni aeree succede poi a livello di prenotazioni alberghiere. Il turismo di massa non porta un turismo di qualità e soprattutto possiamo fare degli ottimi affari anche proprio senza il turismo di massa. Dobbiamo puntare alle nostre eccellenze culturali, sociali, ma anche al nostro territorio. Abbiamo delle bellissime spiagge, abbiamo in questo periodo tanti ospiti vengono per visitare Pellestrina, le isole, arrivano in bicicletta, quindi anche nuovi metodi per arrivare a Venezia e per viverla proprio assaporandola in maniera diversa, che non sia sgomitare per vedere il campanile di San Marco. La crisi non interessa, come ben sappiamo, solamente il settore del turismo, ma anche le famiglie. Sono oltre 3.000 quelle che nella sola Verona hanno aderito all'utilizzo dei buoni spesa. Prima d'ora non erano mai state notificate ai servizi sociali e non avevano mai fatto ricorso ad alcun genere di sussidi. Si può quindi parlare di una vera e propria povertà da coronavirus. 6.000 domande, poco più della metà accolte, 3.100, che hanno rivelato una fascia di popolazione in difficoltà economiche prima sconosciuta ai servizi sociali del comune.
La mappatura dei buoni spesa e ticket da 20 euro per comprare generi alimentari distribuiti a porta dal comune durante la fase acuta dell'epidemia ha fatto emergere un alto numero di famiglie, addirittura il 73% di quelle assegnatarie non seguite precedentemente dal welfare comunale e che dunque è presumibile siano entrate in crisi economica proprio a causa del Covid. Questo tradotto cosa significa? Significa che erano persone che pre-Covid non erano in situazione di difficoltà economica e con la pandemia invece sono entrate pesantemente in difficoltà economica e anche dall'analisi delle categorie economiche, diciamo, dove queste persone lavorano o ahimè lavoravano, si identificano anche quelli che sono i settori maggiormente colpiti, quindi bar, ristorazione, sport, tempo libero, assistenza agli anziani, tutte tra l'altro categorie economiche che in una città come la nostra sono in periodi normali assolutamente molto floride. Quanto alle zone della città maggiormente interessate, sono la quarta e la quinta circoscrizione ad avere il numero più alto di beneficiari in rapporto alla popolazione. Borgo Roma, Cadi David, Santa Lucia, Golosine, con quasi la metà di domande, il 46%, proveniente da famiglie italiane, seguite a distanza da srilanchesi, nigeriani, romeni. Nuove povertà dunque o comunque situazioni che prima della pandemia non erano così critiche e per le quali ora il Comune dovrà mettere in campo politiche di sostegno che vadano oltre il buono spesa finanziato dallo Stato. Siamo assolutamente pronti, per me è una priorità assoluta perché lo dico dall'inizio della pandemia, ma non solo per la pandemia, non lasciamo indietro nessuno e quindi gli investimenti che verranno fatti nelle prossime settimane, nei prossimi mesi saranno proprio per andare a dare un supporto, dare una mano a quelle persone, a quelle famiglie, e ahimè sono tante, che sono state pesantemente colpite da questa pandemia. A Vicenza continua senza sosta l'attività di contrasto all'abbandono selvaggio dei rifiuti. 46 i furbetti scovati e sanzionati da giugno ad oggi, oltre 13.000 euro l'ammontare complessivo delle multe. Ecco vandali fotografati, rintracciati e sanzionati. 46 furbetti stangati da giugno ad oggi, oltre 13.000 euro l'importo complessivo delle sanzioni. Vicenza non ci sta all'inciviltà di chi abbandona i rifiuti. Scarpe, sacchetti, scatole, lasciate lì lungo le strade della città, ostacoli tra i marciapiedi, immagini che nessuno vorrebbe mai vedere. Viale Trieste, strada Sant'Antonio, ma anche in viale Riviera Berica e in via Bacchiglione Valleogra. Sono queste alcune delle zone dei furbetti dei rifiuti. Scovati ora e sanzionati grazie alle molte segnalazioni dei cittadini. Sono tantissimi cittadini di Vicenza attenti all'ambiente, attenti al corretto conferimento dei rifiuti, attenti anche alla riduzione del rifiuto, che ci stanno aiutando e devo dire un ringraziamento soprattutto ai vigili che poi attraverso un'attenzione capillare, un'opera capillare, riescono a elevare tantissime sanzioni. Non qualche individuo, ma decine di persone, quelle che in quasi due mesi hanno depositato quotidianamente e sistematicamente i rifiuti in maniera selvaggia. 68 invece in totale da inizio anno, rintracciati grazie alle due auto civetta poste a rotazione in zone strategiche della città per almeno 48 ore. Le zone le scegliamo attraverso le segnalazioni dei cittadini che arrivano con vari sistemi. Uno dei nuovi, che tra l'altro sta funzionando molto bene, è la web app di IM Ambiente, che consente anche la geolocalizzazione delle segnalazioni in diretta. Pugno di ferro quindi sempre più stretto, quello dell'amministrazione comunale contro chi abbandona selvaggiamente i rifiuti lungo le strade. In arrivo nei prossimi mesi anche importanti novità. Stiamo lavorando con IM Ambiente per rivedere innanzitutto la raccolta in centro storico e la mia intenzione è quella di ridurre sempre di più la presenza di cassonetti e anche di cestini in giro per la città, perché comunque ogni cassonetto e ogni cestino potenzialmente diventa un luogo di abbandono. E parliamo adesso di soccorso alpino. Tante le persone che si stanno riversando sui sentieri di montagna in cerca non solo di aria fresca ma anche di luoghi non affollati. E intanto il soccorso alpino è costantemente in attività e si fa sempre più importante la collaborazione transfrontaliera. L'utilizzo delle nuove tecnologie è sempre più importante anche sul fronte della sicurezza in montagna e proprio l'accrescere la sicurezza è uno degli obiettivi delle varie azioni messe in campo dal progetto START a cui aderiscono Luis Dolomiti e Soccorso Alpino Dolomiti Bellunesi con il coinvolgimento di 7 partner afferenti a 4 province alpine, Belluno, Bolzano, Tirolo e Carinzia, un progetto finalizzato ad ottimizzare la catena di soccorso nell'ambiente alpino in un'ottica di cooperazione transfrontaliera, ciò mediante la
sperimentazione di nuove tecnologie di soccorso. È una collaborazione tra il soccorso alpino bellunese Veneto e i nostri vicini di casa e gli austriaci. È un progetto che ci permette di sviluppare le nuove tecnologie finalizzate a uso di droni particolari per le più variegate attività, finalizzato all'esposizione minore delle nostre squadre sul territorio e alla ricerca di persone disperse e scomparse. L'altra attività importante è quella dello studio di nuove tecnologie per la geolocalizzazione degli apparati telefonici, oltre a creare delle procedure condivise laddove andiamo ad operare sull'area di confine, cose che ci permettono di intervenire con efficacia ed efficienza sia nel nostro territorio che nel territorio dei nostri vicini. L'iniziativa è partita a gennaio 2018 grazie ad un finanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e programma Interreg Italia-Austria 2014-2020. Doveva concludersi in ottobre, ma a causa del Covid-19 è stata prorogata fino a giugno 2021. Abbiamo a breve una collaborazione di un'attività formativa addestrativa sullo studio di nuovi materiali tipo corde in dinema, quindi corde molto lunghe, leggere, che ci permettono di fare calate molto lunghe senza il passaggio dei nodi, e poi la cooperazione nell'uso di droni di nuova generazione che ci permetteranno di visualizzare e controllare il territorio anziché mandare una squadra in avanscoperta. All'ospedale Sacro Cuore di Negrar una sperimentazione unica, alcune radiazioni sono state utilizzate sul muscolo cardiaco per cercare di risolvere il problema delle aritmie. Le radiazioni che curano le tempeste del cuore. L'ospedale di Negrar diventa il primo centro in Italia per numero di gravi cardiopatici trattati con successo, coniugando cardiologia e radioterapia. Abbiamo già trattato in collaborazione con la nostra cardiologia tre pazienti con delle tachiaritmie che erano severe, che erano difficili da trattare con i trattamenti convenzionali e che hanno avuto buon esito con un trattamento di radioterapia ablativa effettuata in una singola seduta, cioè con una singola applicazione di pochi minuti riusciamo a colpire il tratto responsabile di questa alterazione della trasmissione nervosa determinata un ritorno del ritmo alle condizioni normali. Tutto questo senza utilizzare il bisturi, quindi senza intervento chirurgico e senza alcun tipo di modalità invasiva. Un trattamento totalmente non invasivo anche per quanto riguarda la diagnosi, grazie ad uno speciale elettrocardiogramma a corpetto. Nella nostra struttura, nell'ospedale di Negrar, abbiamo per la prima volta associato a questa ablazione assolutamente non invasiva anche una diagnosi assolutamente non invasiva, sfruttando un corpetto foderato di elettrodi che, adeso al torace del paziente, riesce a identificare all'interno del cuore del paziente l'origine dell'aritmia. Quindi associando una diagnostica assolutamente non invasiva e una terapia assolutamente non invasiva riusciamo a diagnosticare e a risolvere aritmie ventricolari pericolose. Si arricchisce l'offerta pubblica di scambio di Intesa San Paolo sulle azioni UBI Banca. Anche 5,70 euro in contanti in aggiunta a 17 azioni Intesa San Paolo ogni 10 azioni UBI Banca fino al 28 luglio, con un premio implicito complessivo del 44,7% ai prezzi del 14 febbraio per gli azionisti UBI Banca che aderiscono all'offerta. Ad esempio, ogni 1000 azioni, 570 euro in contanti in più. Per informazioni visita il sito gruppo.intesasanpaolo.com o chiama il numero verde 800 595 471. Biciclette e tablet benefici, tutto questo grazie all'azione di un'associazione di Padova che ha deciso di donare alcune bici con dei cestelli portabimbi e dei tablet utili per la telemedicina all'hospice e alla pediatria di Padova. 5 biciclette a pedalata assistite dotate di carrello porta bambino e 10 tablet programmati per la telemedicina. E questo è un regalo che l'associazione La Miglior Vita Possibile ha voluto fare alle famiglie dei piccoli pazienti dell'hospice pediatrico e della pediatria di Padova. Grazie al sostegno di Derspar prosegue l'impegno per la popolazione pediatrica sottoposta a cure palliative. Non è infatti la prima donazione che l'associazione riesce ad effettuare. Per potenziare le capacità assistenziali dell'hospice verso i piccoli pazienti di tutto il Veneto, seguiti anche con cure a domicilio, era già stato donato un Fiat Cubo per effettuare e per consentire all'equipe di sanitari di raggiungere i bambini a casa.
Queste biciclette daranno ora la possibilità di muoversi più agevolmente in città, rendendo un po' più serene le giornate di questi bambini. Prendersi cura di loro non vuol dire infatti solo medicina, ma anche qualità della vita. L'obiettivo quindi è di migliorare il benessere quotidiano dei bimbi e dei familiari, agevolandone gli spostamenti. Non è un caso, dice il sindaco Giordani, che Padova sia stata scelta quest'anno come capitale europea del volontariato. Iniziative come queste dimostrano che la solidarietà e l'attenzione a chi vive un periodo difficile della propria vita permea l'intera comunità. E prende quota il progetto per la realizzazione di una piastra ciclopedonale, ma anche ricca di negozi, che sormonterà i binari della stazione di Mestre. Tutto questo per riqualificare uno degli snodi ferroviari principali della nostra regione. Non un ponte, come si è detto finora, ma una piastra. È il nuovo progetto della sopraelevata della stazione ferroviaria di Mestre, destinato a cambiare il volto dell'area più strategica della città. La superficie calpestabile è stata insomma estesa in larghezza a 18 metri, mentre la lunghezza dell'infrastruttura rimane la stessa, 100 metri. L'idea è di costruire una sorta di piazza riparata ad enormi vetrate sopra i binari, con giardini pensili, negozi, panchine, per favorire il passaggio anche in bicicletta. E poi la sosta e gli incontri, un po' come il ponte di Rialto a Venezia. Salita e discesa della nuova stazione saranno possibili grazie a scale mobili e ascensori. Il progetto, che in realtà è il sogno del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, dato che vi aveva dedicato la sua tesi di laurea in architettura, è frutto di una convenzione tra il Comune, le Ferrovie dello Stato e alcuni imprenditori privati che riqualificheranno le aree circostanti, ora abbandonate al degrado e spesso dormitori all'aria aperta di accattoni e clochard. L'investimento di Ferrovie Italiane è di circa 50 milioni di euro e l'intento è di realizzare il progetto entro le Olimpiadi invernali del 2026. L'azienda ferroviaria ha concesso alla città di utilizzare una parte dell'area adiacente al Piraghetto per allargare il parco e realizzare la scuola elementare vicino. Sul lato Marghera, invece, un privato costruirà due torri, un parcheggio multipiano e un parco pubblico attrezzato. Fare rete contro l'usura. I numeri raccontano di un mondo in buona parte sommerso. Stimato da SOS Impresa, si parla di un mercato illegale che è pari a 24 miliardi di euro e che miete oltre 200.000 vittime ogni anno, solo fra imprenditori e professionisti. Con il lockdown probabilmente il problema dell'usura e del ricorso al recupero facile di soldi aumenterà, ma con questo anche i rischi. Adesso legato. L'imprenditore non ha liquidità. Spesso non è colpa sua, magari non ha ricevuto pagamenti dovuti, è sull'orlo del crack. Le banche non concedono più credito e allora si fanno vivi personaggi senza scrupoli che lucrano sulle sfortune altrui. È l'usura, al quale è stato dedicato un webinar con Anna Paola Porzio, commissario di governo per l'attività antiracket, e Luigi Cuomo, presidente di SOS Impresa. Per Verona c'era l'assessore Edi Maria Neri. Nel corso del seminario, con oltre 50 tra amministratori e funzionari, è stato affrontato il tema degli strumenti in mano agli enti locali per agire concretamente sul territorio. L'allerta sale ancora di più perché oggi a maggior ragione, post-Covid, con anche quei fondi che pare arriveranno dalla Comunità Europea, vedremo con quali modalità, comunque arriveranno molti soldi, ha detto il prefetto Porzio, per cui su questi soldi, su queste ingenti somme cercheranno di mettere le mani sicuramente le organizzazioni criminali, le quali sono velocissime a fare quello che talvolta noi istituzioni, purtroppo per motivi non solo che dipendono dalle nostre capacità o dalle nostre risorse, ci mettiamo molto più tempo. Quindi le organizzazioni criminali fanno rete, ce l'hanno dimostrato negli ultimi decenni a livello non soltanto appunto locale, nazionale, internazionale. Noi, parlo enti locali, istituzioni, dobbiamo essere più bravi di loro, fare una rete ancora più grande di quella loro, solo così potremo sconfiggere queste mafie. Il fenomeno è stato raccontato e declinato alla luce degli ultimi dati che hanno visto un aumento dell'usura già in fase di lockdown e che si teme subirà un ulteriore aumento nei prossimi mesi a causa della crisi economica che la pandemia ha già riversato sul nostro paese. La denuncia resta importante perché soltanto denunciando tanto ovviamente smantelleremo e condanneremo il più presto possibile questa piovra che ormai non è più solo infiltrata ma radicata profondamente nel nostro tessuto, della nostra città, della nostra bella provincia, della nostra fantastica regione.
Sono in piena attività a Verona sia il Teatro Romano che l'Arena, ma andiamo a ripercorrere assieme lo spettacolo inaugurale proprio del Teatro Romano, che non si era mai visto così vuoto nel rispetto delle normative anti-Covid e con una scenografia così a favore del centro storico. La panoramica sulla gradinata è surreale, non più di 300 persone in tutto, a un metro l'una dall'altra, posti numerati anche sui gradoni, platea ridottissima. È il tutto esaurito ai tempi del Covid, nel rispetto delle norme sanitarie. Pure troppo rispetto, ironizzano Claudio Bisio e Gigio Alberti dal palcoscenico, alla prima della 72esima stagione, osservando che almeno i congiunti si potrebbero mettere vicini e guadagnare così qualche posto in più. Ma tant'è, il Festival 2020 sarà così, inedito nell'allestimento e anche nella scelta dei titoli, a partire dal testo del debutto. Ma tu sei felice, commedia scritta da Federico Baccomo, diventata una serie web durante l'isolamento e poi sviluppata in questo spettacolo teatrale in prima nazionale a Roma. Scenografia minimale e un canovaccio semplicissimo. Due amici ultra quarantenni si ritrovano al tavolino di un bar nell'eterna attesa di un cameriere che non compare mai e si confrontano con cinismo su figli, donne, virilità, senso della vita, non riuscendo mai a rispondere alla fatidica domanda del titolo. Un collage di situazioni a metà tra la lettura teatrale e l'improvvisazione, dove la forza maggiore è l'alchimia fra i protagonisti. Tra Bisio e Alberti c'è un'amicizia quarantennale culminata con il premio Oscar nel 92 per Mediterraneo. Un clima da cabaret certamente insolito per la rassegna da tradizione incentrata sulle opere di Shakespeare. Manca l'effetto trascinante di un teatro pieno, eppure il pubblico risponde pronto alle battute più azzeccate. L'importante è rialzare il sipario per non permettere, incalza Bisio con in mano il suo spritz di scena, che le ragioni dei bar affollati vincano su quelle del teatro. La casa è un corpo, è il tuo corpo. E allo stesso tempo il mio. La poesia è il mito greco, ovvero le radici dell'essenza stessa della comune cultura della civiltà occidentale. In una efficace rilettura estremamente contemporanea, Isabella Ferrari dà voce alla passione impossibile di Fedra per Ippolito, figlio del suo sposo, l'ateniese Teseo. Chi non ha avuto una passione d'amore, chi non si può riconoscere in una passione delusa così forte, così infuocata come quella di Fede, diciamo, tutti noi l'abbiamo vissuta, poi magari cerchiamo di non ricascarci più, però magari andare a sentire a teatro, a me diverte molto farlo. L'opera esplora i turbamenti contrastanti di una donna vittima delle proprie passioni e dei sensi di colpa che ne scaturiscono. Un monologo di grande intensità che trova nell'interpretazione di Isabella Ferrari una appassionata dimensione di sogno poetico. Una confessione che si svela gradualmente, sofferta, dilazionata con allusioni, rimandi, dichiarazioni indirette fino allo svelamento finale. Per la Ferrari una ripartenza teatrale per la quale ha scelto proprio Verona. Sento e vedo che i teatri hanno ancora un obbligo di un distanziamento ben superiore a quello di un metro, e non è la stessa cosa per le discoteche, non è la stessa cosa per i pub, non è la stessa cosa per gli aerei, e insomma questo non è giusto, ci sono tanti cuori che battono insieme a quelli nostri sul palcoscenico, che sono quelli dietro le quinte, così come quelli che sono in platea. E anche per questa edizione è davvero tutto, io vi auguro come sempre buona domenica, un felice proseguimento con i nostri programmi e ci rivediamo al prossimo appuntamento con il TG Veneto News. Arrivederci.